Bentornati sul canale del Blaze. Tra una settimana inizia il nazionale italiano di Yu-Gi-Oh! 2019 a Bologna e il video che porto oggi parlerà proprio di questo, del nazionale italiano. Sì, perché secondo me il nazionale italiano è il torneo più bello dell'anno. Sicuramente nel corso della stagione ci sono tornei più grossi, prestigiosi, importanti come appunto l'europeo che ci sarà fra meno di un mese ad Utrecht o i vari YCS sparsi nel corso dell'anno. Però il nazionale italiano è sicuramente il torneo più bello a cui partecipare. Perché? Perché si riuniscono quasi tutti i giocatori italiani, sicuramente quelli appassionati del competitivo, ma anche chi vuole semplicemente divertirsi, fare scambi, eccetera, e si ha l'occasione tutti quanti di poter rivedere, passare del tempo con delle persone che condividono i tuoi stessi hobby, ovviamente, ma che sono sparsi per tutta Italia, quindi non sempre hai l'occasione di vederle. Ovviamente questo riguarda anche me, sono tantissimi anni che gioco e di persone ne ho conosciute, quindi il nazionale una volta all'anno è veramente bello, oltre ovviamente alla possibilità di potersi giocare la top e la vittoria del nazionale. Fantastici premi, no? Come dissi in una vecchia patente di vita. Bene, che ci facciamo qua allora? Ecco, io sono qua per portarvi l'almanacco completo, l'albo d'oro dei campioni nazionali dal 2003 ad oggi, perché il nazionale italiano di Yu-Gi-Oh! 2019 è giunto alla sua 17ª edizione. 16 campioni nazionali finora. Chi li va a ripescare? Cioè, Mario, non sarai mai mica andato a rivedere chi ha vinto nel 2005, nel 2006, nel 2003? Sì, con l'aiuto di Valerio Bellu, che saluto, judge molto famoso, se non sbaglio arbitrerà i feature proprio al nazionale, abbiamo fatto una lunga ricerca e abbiamo ottenuto la lista completa dei vincitori nazionali e dei mazzi usati. Quindi lanciamoci in questa storia del nazionale. No, ma ce la faccio in 10 minuti, tranquilli, sì. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo dal 2003. Ecco perché nel 2003 si svolge il primo campionato nazionale. Non era ancora un torneo ufficialmente sanzionato, era organizzato appunto da un gruppo di italiani e ha avuto luogo in quel di Bologna nell'autunno del 2003. Sistema di qualificazione, si qualificano una cinquantina di partecipanti e viene eletto il nostro primo campione nazionale a Bologna, proprio primo e l'ultimo. Luca Casadei! Sei il nostro primo campione nazionale, chissà che fine ha fatto, non lo so. Il bello è che questo è l'unico campione nazionale di cui non conosciamo il mazzo usato, perché è stato impossibile ritrovarlo e quindi possiamo soltanto andare a rivedere le espansioni legali nell'epoca, tardo 2003, Drago Bianco, la leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, gli starter deck di Yugi e Kaiba. Allora io penso che tu, Luca Casadei, chissà dove sei finito in questo momento, abbia usato il mazzo di Kaiba per portarti a casa il primo storico campionato nazionale italiano. Addio, ti cito velocemente perché non sappiamo nulla, però se magari vuoi lasciare un commento, a meno che tu non sia già sposato con figli, cosa che penso fortemente, lasciaci un saluto, il nostro indimenticato primo campione nazionale. Ciao Luca, va bene. 2004, ancora a Bologna, si svolge il secondo campionato nazionale e questa volta a vincere Dario Longo col Beatdown. Allora, il Beatdown, chiariamo subito, è un mazzo che usava forza d'attacco goblin e mostri molto grossi di pielfi gemelli, eccetera, per fare danno. Semplicemente quindi picchia finché non vinci. Ovviamente con degli equipaggiamenti e generici spacchini, ad esempio forza riflessa già c'era, buco trappola, eccetera, eccetera. Però ecco, non dimentichiamoci di Dario Longo perché ci tornerà utile più tardi. Quindi un grande giocatore, come vedrete. Quindi insomma, in questi primi eventi vediamo come il gioco era veramente, come dire, incastrato in gialloni, attacco e nulla di che. Ovviamente c'erano solo le fusioni come meccanica di extra, si chiamava Fusion Deck, ma non era assolutamente un fattore determinante all'interno del competitivo. Passiamo al 2005 e quindi la location cambia. Questa volta il nazionale si disputa a Firenze. A Firenze vince Namer Merli
con GOT. Finalmente il meta GOT era meta al 100%, capo espiatorio, guerriero pantera, Jinzo, il bellissimo meta GOT, che ha visto appunto il campione nazionale portarsi a casa l'intero torneo, ma non solo. Era, penso, l'unica stagione, esatto, che qualificava i campioni nazionali vari, sparsi per l'Europa, direttamente al Mondiale. Quindi questo ragazzo, che noi salutiamo, è andato direttamente al Mondiale a Tokyo, vincendo il nazionale. Ricordiamo che l'Europeo non era ancora esistente, è stato poi introdotto l'anno dopo. Perché l'anno dopo è importante? È il miglior anno, il 2006, per gli italiani di Yu-Gi-Oh!, non solo nel calcio. Perché questa volta il Mondiale si svolge a Riccione. E Dario Longo, che era già stato campione nazionale 2 anni prima, rivince il nazionale di nuovo con, vabbè, un mazzo caos. Era uscito Invasion of Chaos, no? Il BLS, Pomodoro Mistico, eccetera. Ricordate un po' come funzionava quel mazzo. Luce e oscurità, ovviamente, Light and Dark. Cosa succede? Dario Longo vince il nazionale, va bene. Va all'Europeo, perde la finale e si qualifica al Mondiale a Tokyo. Al Mondiale a Tokyo Dario Longo vince ed è l'unico campione mondiale italiano tuttora esistente. Negli anni successivi ci hanno provato in molti, anche recentemente, terzo posto, quarto posto, ma ad oggi l'unico campione mondiale italiano di Yu-Gi-Oh! È questo indimenticato Dario Longo, che ricordo fosse anche di Milano. Lo salutiamo, ovviamente lo invitiamo a lasciare un commento o anche un token firmato da lui, tra l'altro. Però c'è la villa in questo momento, non so perché. Comunque, se consideriamo che il mondiale di Yu-Gi-Oh! Non è mai stato vinto né da uno statunitense e né da un tedesco, noi godiamo a spruzzo. Quindi Dario Longo, proprio orgoglio nazionale. Ok, passiamo al 2007. Allora, innanzitutto bisogna dire che da adesso in poi, per 4-5 anni, il sistema di qualificazione al nazionale, appunto, il nazionale non sarà libero come adesso. Adesso noi ci richiamo al nazionale e possiamo iscriverci tutti, no? Fino al 2011 era qualifica, un po' come al regionale. Cioè, ogni regionale ha dei numeri di qualificazione in base a 8 partecipanti, 8, 16, 24, 3 qualifiche. Ai regionali ti qualificavi per il nazionale. Secondo me è una bella cosa. Quindi nel 2007 Rimini, ecco, Rimini è la principale location del nazionale. Per diversi anni si è svolto lì e vince Marco Mazzuoccolo con il Mister T. Mazzuoccolo che ha giocato fino a pochi anni fa, quindi io ricordo molto bene questo nome. Lo salutiamo anche lui, ovviamente. Mister T, che mazzo era? Mister T, il nome derivava dall'iniziale del creatore, che era un nome impronunciabile. Usava il soldato cecchino, le truppe della carta e il Disc Commander, carta sbagliatissima che hanno nerfato e violentato proprio adesso. Quindi sì, nel 2007 questo Mister T è stato praticamente, non dico monometa, ma quasi, perché il termine monometa è stato inventato l'anno dopo, ovvero nel 2008, Teledad. Allora, Teledad è veramente ad oggi il mazzo più monometa mai esistito, visto che se non sbaglio all'Europeo ci sono stati 31 Teledad su 32, e quindi nel 2008 a Rimini Emanuele Giusti vince con Teledad. Bravo, bravo Emanuele. Nel 2009, quindi l'anno dopo, ancora a Rimini, vince l'Iceworn di Andrea D'Angelo. L'Iceworn, finalmente, guarda, un mazzo bellissimo, che io ho ricominciato a giocare competitivo qualche anno fa, nel 2014, proprio vedendo per caso lo structure deck dei Fedeli della Luce. Poi vabbè, vedi che c'erano anche i pendoli, che schifo. Ebbene, l'Iceworn è veramente uno dei mazzi iconici e sono contento. Avevo rimosso che l'Iceworn avesse vinto un nazionale, però grazie alle faticose ricerche siamo risaliti a questa particolarità. 2010, allora, adesso 2010 è il penultimo anno con le qualifiche, succede una cosa molto bella. Allora, il nazionale si disputa a Bologna. Fabio Minicozzi vince con Herald. Come vince? Salutandolo, ovviamente. Praticamente lui si ritrova in finale con un suo amico, Memoli, che è uno dei più grandi giocatori italiani proprio mai esistiti. E niente, entrambi scoprono un mazzo che, tra virgolette, distrugge il meta dell'epoca, ovvero Araldo.
Quindi azzeccano il metacall. Araldo è un mazzo la cui strategia consente a loro due e ai loro membri del team di andare avanti nel nazionale fino alla fine. L'idea geniale era stata appunto di Minicozzi, da come ricerchiamo appunto negli archivi, e poi magari invitiamo anche lui a commentare se qualcosa è inesatto. E niente, praticamente Memory si trova di fronte a Minicozzi e decide di concedergliela. Quindi, bellissimo gesto per premiare l'idea originale da parte di Fabio e il nostro campione nazionale. 2011 a Rimini, rivince Minicozzi un'altra volta, azzeccando un altro mazzo praticamente molto particolare, il Fabio del Tengu, il favoloso, no? Con i tre Tengu, ovviamente, che si bannavano e si rievocavano, un altro metacall azzeccato, quindi con metacall noi intendiamo ovviamente lo scoprire un mazzo che non fa parte del meta precedente, così da prendere di sorpresa i mazzi avversari, quelli che tutti portano. Quindi veramente fa una doppietta per 2 anni consecutivi, bravo Fabio, e questo è l'ultimo nazionale in cui vi è il sistema a qualifiche. Giusto o sbagliato, vi invito a scriverlo nei commenti. 2012, Rimini, vince Lenti con Chaos Dragon, uno dei mazzi più belli della storia di Yugi, questo sicuramente. E anche qui, ancora una volta, l'anno dopo, 2013, a Pesaro, rivince Lenti un'altra volta. Ormai i campionati nazionali sono doppietta a doppietta. Quindi, come ho detto, a Pesaro con Dragon Ruler, che insieme a Teledad è veramente uno dei due mazzi più monometa mai esistiti. Dragon Ruler veramente ha fatto la storia. Casuale che siano sempre i draghi a essere monometa? Boh, vabbè, poi sono arrivati gli Zodiac, lo sappiamo. Va bene, 2014. A Pesaro, un meta molto vario, molto bello. Io ricordo perché ricominciai a giocare proprio in quegli istanti, in quei momenti, e ricordavo come fosse veramente un meta molto vario. Vince Matteo Bruschi con AT. AT era proprio l'acronimo di Hand, cioè mani di ghiaccio e mani di fuoco, A come Artifact e T come Traptrix, ovviamente i bucotrappola, l'archetipo, no? Era un mazzo molto trappoloso, molto control. Diciamo che i mirror non erano bellissimi, però era un meta veramente vario, molto molto bello, e vince meritatamente Matteo Bruschi. Poi passiamo al 2015, a Pesaro, ancora una volta. Pesaro secondo me è la miglior location mai fatta, solo che purtroppo si è bruciato il magazzino, da come sappiamo, quindi vabbè. Ok, anche qui siamo nel meta Duelist Alliance, post Duelist Alliance, formato da Burning Abyss, Necrozz, Satellar, Night Clifford, eccetera. Vince Alessandro Di Patria con Burning Abyss. A tutti voi conoscete Alessandro, ricordatevi il PM When You Get Words, visto che lui si qualifica anche al mondiale in quella stessa stagione, vince in finale contro Marcello Barberi, molto forte. Vince con Burning Abyss. Diciamo che Burning Abyss fino a quel momento nel meta era oscurato da Necrozz, e invece in quel nazionale Alessandro tira fuori veramente una grandissima prestazione, poi va anche al mondiale, quindi fa top 4 all'Europeo. Veramente bravo Di Patria, spero che tu torni a giocare. Adesso il video è già ovviamente avanti, quindi cercherò di velocizzare anche perché questi ultimi li conoscete un po' tutti. Nel 2016, ultimo nazionale a Pesaro, con mio grande disappunto, vince Militano, ovviamente, in finale contro il nostro Mattia Ardesi, con Extra Monarch, quindi Monarch era il mazzo, diciamo, più forte, più portato anche, era molto economico. Extra Monarch e con l'Extra praticamente era la versione sicuramente più competitiva. Ricordo che in quel Nazio portai Domain, forte anch'esso, però la versione Extra Monarch era molto più forte. 2017, adesso si comincia a piangere perché veramente a Parma io penso che sia la peggior location del nazionale mai fatta, veramente un cesso. Ovviamente non ho nulla contro Parma, io ho studiato in Emilia per 6 anni, ma veramente la location proprio di Parma è uno schifo totale, e qualche mese fa io sono andato ad una mostra di automazione sempre lì in quella location, era tipo metà marzo e c'erano già 50 gradi. Cioè, ragazzi, guarda, veramente non fatelo mai più, io vi imploro, Parma fa veramente schifo. Comunque vince Daniele Stella con Zodiac contro il mio amato Flavio Palumbo. Purtroppo alla terza Flavio non ha visto Entrap, vabbè, era un mirror match di Zodiac. Mentre l'anno scorso, tutti voi lo sapete, a Parma vince Collins contro Mecozzi in finale, anche lì era un mirror match Trickstar Sky Striker.
fu inaugurato la regola del tempo, molte controversie, comunque vince meritatamente Collins ed è l'ultimo nostro campione nazionale. Quindi, signori, che cosa dire? Vi ho offerto un recap dell'intero campionato nazionale, la sua storia, i suoi vincitori. Chi sarà il prossimo campione nazionale? Abbiamo visto come in passato spesso la finale era giocata da un giocatore molto forte, affermato, di grande esperienza, contro una sorpresa. E a volte vince la sorpresa, a volte vince un giocatore di grande esperienza. Non è il caso dell'anno scorso, la finale era molto equilibrata. Però negli anni ancora precedenti sì. Quindi, signori, scrivete nei commenti chi pensate che vincerà il nazionale senza che taggate i vostri amici del cuore giusto per fare i simpatici. Soprattutto ditemi che mazzo vincerà il nazionale. È l'ultima grande domanda. Devo limitarmi a vincere o a stravincere? Arrivederci.